E adesso ci spostiamo nel Delaware, precisamente a Wilmington, dove c'è un'amica di Patrimonio Italiano TV, forse l'unica italiana che vive da quelle parti, no Mike? Verissimo Gigi, una carissima amica di Patrimonio Italiano TV. Diamo un caloroso benvenuto all'amica Flavia Loreto che ha realizzato una mostra presso la Music School of Delaware. Ciao Flavia! Ciao Luigi, ciao Mike, che bello essere di nuovo insieme! Allora Flavia, A Day in Naples Photography Exhibit, di che cosa si tratta? Sì, dunque, parliamo di quest'ultima mia iniziativa nel Delaware. Tu conosci un po' la mia storia, sai che dal 2016 vivo negli Stati Uniti, sono stata prima 3 anni a San Francisco e noi ci siamo conosciuti e abbiamo iniziato a fare i primi collegamenti quando io stavo a San Francisco. E poi nel 2019 mi sono trasferita sulla East Coast. Ho preso casa nel piccolo stato del Delaware che nessuno conosceva o molto pochi conoscevano. E ora che il presidente americano Biden è stato eletto, si sta facendo conoscere di più questo stato perché Biden viene dal Delaware. E però la mia tempistica non è stata delle migliori perché purtroppo poi è arrivato il Covid e ci ha costretto tutti al lockdown, che per una fotografa è veramente non la cosa migliore. Per fortuna la situazione sta migliorando e io mi sto riaprendo come tutto il resto del mondo, quindi mi sto riaprendo e sto cercando quindi di conoscere qui in Delaware e di farmi conoscere. Una cosa che ho notato è l'amore degli americani per l'Italia. Dunque, quando stavo a San Francisco avevo più contatti con la comunità italiana perché è molto attiva in quella zona e ora invece sulla East Coast ho molti contatti proprio con gli americani o con gli italo-americani, quindi gli italiani o gli americani che sono di seconda, terza generazione italiani. E queste persone hanno un'enorme curiosità e interesse per la nostra cultura, per la lingua, per l'Italia in generale. E allora ho pensato di utilizzare le mie foto fatte in Italia per proporre una serie di incontri e raccontare di diverse città italiane e raccontare proprio da italiana come sono, non come un qualcosa di arido per i turisti, ma proprio raccontare piccole storie, come ho fatto ogni foto, dove mi trovavo, qual è la storia della foto e magari del luogo che ho fotografato. E ho avuto, diciamo, molto interesse da parte della comunità qui a Wilmington, dove sono, e ho avuto anche l'aiuto della Music School of Delaware che mi ha ospitato per questi incontri, mi sta ospitando e sta ospitando anche l'esposizione delle mie fotografie nei loro corridoi della scuola. E quindi questa è stata la mia ultima iniziativa. Complimenti Flavia! E adesso raccontaci un po' dei tuoi progetti per il futuro. Sì, allora, dopo progetti per il futuro. Dopo aver presentato A Day in Naples, quindi una giornata a Napoli. Sto pensando ora di creare una nuova mostra dedicata a Roma. Io sono napoletana d'adozione, ma sono romana, sono nata a Roma e quindi dopo Napoli sicuramente ci sarà Roma da mostrare e ne avrò parecchio da raccontare su Roma. Oltre a questo, sì, ci sono i progetti fotografici, la fotografia è la mia grande passione, quindi io sono una fotografa di ritratti. E quindi, come al solito, cercherò di creare una serie di ritratti, magari anche di italoamericani qua in zona, a Wilmington o nella zona della North East Coast, New Jersey, New York, Pennsylvania, vedremo. Ritratti e raccontare della storia di queste famiglie italoamericane. Un altro progetto che mi piacerebbe fare è anche cercare di proporre veramente di diffondere di più la lingua e la cultura italiana. Oltre alla fotografia, io faccio anche corsi di italiano e lo faccio perché mi piace veramente diffondere e parlare del mio paese. Lo faccio con grande passione.
E quindi sì, mi muoverò in questa direzione. Grazie ancora, Flavia, e a prestissimo, arrivederci. È stato un piacere parlare con voi oggi, raccontare dei miei progetti, raccontarvi a che punto sto qui dopo il Covid, farvi vedere come un'italiana da sola sta cercando di promuovere la cultura e l'amore e la passione per l'Italia qua nel Delaware, piccolo stato, ma anche in zone limitrofe, quindi anche Pennsylvania, Maryland, New Jersey, ho veramente un po' di tutto. Sto cercando di promuovere quindi sia la lingua che la mia fotografia e in questo modo diffondere la cultura italiana. Spero di vederti presto qua in America, Mike, rincontrarci come abbiamo fatto poco prima del Covid a New York e quindi seguitemi, io seguo voi sempre e voi seguite e vedete un po' a che punto, come continuerò la mia avventura qui. Ciao ragazzi! Ciao Flavia, io aggiungo Gigi anche a Filadelfia, dove Flavia è venuta alla presentazione del mio romanzo Goodbye Pina nel 2019.